What's up, man? How you doing? Oh, what's up, LeBron? Just trying to follow some of that good advice you gave me after the last time we played. Good to hear. I see you stepped up your game since our last conversation, too. Yeah, man, I've been working hard. I feel like I'm getting better every day. Watch out, pretty soon I'll be coming for your crown. Man, don't get too ahead of yourself. But since I see you're sincere about improving your game, I have a couple more things I can share with you. Hey, like I said last time, I'm always willing to listen to one of the greats. What you got laid on? One of the things I pride myself is the ability to take the ball coast to coast on the break. Getting it to the other end as quick as you can and finishing strong at the rim is a great way to catch the defense off guard. It's something you should continue to work on. Make it one of your signature skills even, and you'll be a force on the break before you even know it. Yeah, I'll definitely see if I have a slot for it in my arsenal. Got to push to get that advantage any chance I can, you know? For sure. And one other thing. I hear you've been developing some pretty sick dunking skills. Yo, man, I'm all right. I definitely like to throw down when the opportunity's there, you know? Well, in that case, I guess I'll show you a few of the dunks I like to use. Here, check it out. Yo, man, how they not got you in the dunk contest yet? I think about it every year. Maybe you'll see me in there someday. But for now, let's see you start to work some of these into your game. Yeah, I will. Hey, thanks so much. I really appreciate you taking the time to talk to me. It really means a lot coming from the players I respect the most in the NBA. Anytime. And sorry in advance about the loss you guys about to get tonight. Yeah, we'll see about that. And the players doing a little talking here before tip-off. It's all in good fun right now. Good evening and... Salve a tutti utenti di Spazio Games, sono il Dottor White. Siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a NBA 2K14, la mia carriera. Avete visto il pre-partita del Rookie Contest con LeBron James, quindi una cosa un po' strana, che vabbè, mi ha insegnato la sua schiacciata, quindi la sua signature move, che è il coast-to-coast di LeBron, e quindi lo potrò equipaggiare dalla prossima partita. Niente, Rookie Contest, ma oggi volevo continuare a parlare dell'NBA e del futuro. Quindi, dopo aver visto i Los Angeles Lakers, parliamo della squadra più chiacchierata di questa estate, ovvero i Cleveland Cavs. Cleveland Cavs che hanno riportato a casa LeBron James e proprio di ieri è la notizia, quando stavo registrando il video, che hanno acquisito Kevin Love. L'affare sarà ufficiale solo dal, mi pare, il 23 o 25 agosto, visto che comunque non possono scambiare prima di quella data Wiggins, ma l'affare si farà e quindi Bennett, Wiggins e scelte andranno a Minnesota, che cederà con quindi Kevin Love. Un affare abbastanza da analizzare, perché secondo me non ci guadagna tantissimo Cleveland. Sicuramente nell'immediato ci guadagnano, perché Kevin Love è più pronto, perché comunque è già per così dire un veterano rispetto a un Wiggins e a un Bennett, che sono stati le due prime scelte dell'anno scorso e di quest'anno, che comunque devono ancora dimostrare tutto in NBA. Wiggins potrebbe essere il fenomeno nei prossimi 10 anni, però per ora non ha ancora una partita NBA, quindi ci potrebbe stare cederlo per prenderlo, perché comunque consideriamo che per me la finestra di titolo per LeBron è nei prossimi 3-4 anni. Poi non so che giocatore potrà essere, magari non vincerà più titoli dopo quella cifra, o magari ne vincerà, però magari non sarà più così esplosivo come adesso, visto che iniziano ad arrivare anche per lui magari un calo fisico. In ogni caso, quindi Cleveland potrebbe diventare contender nell'immediato, resta da vedere poi come andrà a svilupparsi la squadra nelle prossime stagioni, perché comunque Irving, LeBron e Love andranno a prendere il massimo salariale, quindi dagli anni prossimi avranno spazio praticamente solo per firmare i veterani al minimo salariale. Quest'anno hanno recuperato Jones e Miller, che comunque seguono spesso LeBron. Cioè, sono voci che vogliono anche Ray Allen vicino a Cleveland, tutti per seguire ovviamente LeBron, per cercare di elemosinare un altro titolo. In ogni caso, questi sono un po' i giocatori che possono attirare. Adesso ci sono voci su un Sean Marion o un Chauncey Billups, quindi comunque giocatori veterani che cercano disperatamente o un titolo o comunque di vincerne un altro e si accontentano di prendere poco.
Sono curioso di sapere che fine farà Waiters, che l'anno scorso ha litigato, ha avuto problemi seri in spogliatoio con Irving, quindi sono curioso di sapere come andrà con lui. Io non la vedo la squadra favorita, nonostante questi tre big giocatori, io vado ancora con gli Spurs, o magari questo sarà l'anno degli Oklahoma City Thunders, anche secondo me dovrebbero cambiare l'allenatore, perché quello che hanno adesso è un incapace galattico. Menzione per l'allenatore, per i Cleveland Cavs, il primo allenatore europeo, David Blatt, o comunque il primo allenatore che ha allenato tantissimo in Europa, perché ha allenato il Maccabi, campione in carica, si siederà sulla panchina dei Cavs, avrà un compito abbastanza difficile. Quindi questa è la preview per i Cleveland Cavs del 2015, sicuramente sarà la squadra più utilizzata online. Ditemi cosa ne pensate, che aspettative avete per questa squadra, noi ci vedremo presto, ciao a tutti. To come out here as a young player on such a big stage and really showcase your skills. It was a real honor. I was happy to get the invite. And playing in this game with all the other young stars in this league means a lot to me. I was feeling good during warm-ups, and I'm glad it carried over into the game, man. Hopefully this is only the beginning, and you'll be seeing more of me at All-Star Weekends in the future, but you never know, really. This may be my only opportunity for something like this, so I've been trying to enjoy every minute of it as much as I possibly can.